Ciao a tutti, io sono Ilenia e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi è il 1° settembre, quindi per forza di cose devo fare un video su Harry Potter. Infatti oggi andrò a rispondere a alcune domande su Harry Potter, da Harry Potter e Doug, con le tre domande. Sentite fuori rumori perché stanno lavorando e io devo per forza tenere la finestra aperta perché fa caldo. Comunque, iniziamo subito con le domande perché sono 30 e sono lunghette, insomma, credo alcune c'è anche da spiegare. Comunque, partiamo subito con la prima domanda. Qui col sito con le domande: quando e come hai conosciuto Harry e il suo mondo? Allora, il primissimo ricordo che ho su Harry Potter, in particolare del film, è quando ero molto piccola, avevo forse 5-6 anni, e stavo guardando in televisione Harry Potter e il prigioniero di Azkaban. All'epoca non sapevo cos'era, perché nessuno me l'aveva detto, però ero lì incollata alla televisione a guardare il film e mi ricordo in particolar modo questa scena che mi faceva molta paura, però mi piaceva proprio per questo, il momento in cui Lupin si trasforma in lupo mannaro alla fine del film. E quindi da lì è partito tutto, insomma, anche se in realtà poi in periodo non ne sono dimenticata. Fino al momento in cui non sono andata al cinema dopo aver recuperato anche gli altri film, per vedere Harry Potter e i Doni della Morte parte 2. Avevo 13 anni circa, insieme a mia sorella e a mia cugina. E poi da lì ho letto anche i libri in seguito a quell'episodio del cinema. Numero 2, in che ordine hai letto i libri? Dal primo al settimo, in ordine cronologico. Numero 3. Qual è il tuo libro preferito e quello che non ti è piaciuto? Il mio libro preferito è Il Principe Mezzosangue. Infatti questo mese, a fine settembre, vedrete anche il reading vlog, perché sto partecipando al Wizard Squad GDL, proprio sul Principe Mezzosangue. Quello che non mi è piaciuto, due di mezzo, L'Ordine della Fenice. Quello in particolar modo che non mi è piaciuto, quello che mi è piaciuto di meno, e a seguito anche il Calice di Fuoco. Non è che non mi siano piaciuti, però tra tutti i 7 libri sono i due che mi sono piaciuti meno, in particolar modo L'Ordine della Fenice. Numero 4. Qual è il tuo personaggio maschio preferito? Malfoy, ovviamente. Numero 5. Qual è il tuo personaggio femminile preferito? Luna, ma anche Ginny mi piace tantissimo. Numero 6. Dai a tutti i libri un voto da 1 a 10 spiegando il perché. Allora, Harry Potter e la pietra filosofale 9. È il primo, quindi è tutta un'introduzione al mondo di Harry, ci introduce praticamente tutto il mondo di Harry Potter, per questo 9. Ma perché non 10 allora? Perché lo stile di scrittura è più per bambini, è più semplice rispetto poi anche agli altri. Lo stesso voto, le stesse motivazioni nella Camera dei Segreti. Quindi anche 9, non 10 perché lo stile di scrittura sembra ancora un po', no, che sembra, credo lo sia, un po' fanciullesco. Non per questo, forse mi sono spiegata male, non è per bambini, però ecco un po' fanciullesco, ecco. Così come la pietra filosofale, però dall'altro lato la Camera dei Segreti ci dà quel pizzico in più di suspense, l'introduzione anche appunto alla Camera dei Segreti e quindi anche agli Horcrux, perché il diario di Tom Riddle è un Horcrux. Quindi troviamo anche i nostri amati personaggi. Poi il prigioniero di Azkaban per me è 9,5. Perché lo stile di scrittura inizia a farsi meno fanciullesco rispetto ai primi due, un po' più serio, tra virgolette, e dal prigioniero di Azkaban iniziano a entrare alcuni personaggi importanti poi nel seguito della storia, in particolar modo Sirius e Lupin, i due malandrini amici da una vita, è bello. Bello così perché poi ci si affeziona anche a Lupin e a Sirius. Il Calice di Fuoco 7. Lo stile di scrittura è sicuramente più serio, tra virgolette, rispetto ai primi tre, che poi accompagnerà anche gli altri libri. E nel Calice di Fuoco Harry dovrà affrontare non solo le tre prove del Torneo Tre Maghi a cui non doveva partecipare, ma dovrà affrontare anche Voldemort, perché adesso Voldemort è tornato nel suo corpo e quindi
Da qui poi inizia la vera avventura per Harry, avventura per modo di dire ovviamente. L'ordine della Fenice. Allora, l'ordine della Fenice per me è 6 e mezzo, non solo per la lunghezza e per la morte di Sirius, come già dicevo nel reading vlog, ma per tante altre cose. C'è noiosa, raga, 850 pagine di tantissima avventura, per cui è sufficiente, anzi un po' di più della sufficienza sicuramente. E l'Ordine della Fenice presenta tantissimi elementi importantissimi, utili per il resto della storia, quindi sicuramente è da leggere, non è sicuramente da saltare, perché è quello più importante. Quindi tra tutti i sette credo che l'Ordine della Fenice è l'unico che non debba essere saltato, non letto, quindi sì, più della sufficienza. E non dico neanche che si poteva fare a meno di tante cose, perché non è vero, però non so, ho sempre questo scoglio dell'Ordine della Fenice. Sono io che forse mi ci approccio male perché so che per me è più noioso, anche se in realtà succedono delle cose che poi servono, però non so, forse sono io appunto e non è il libro in sé. Principe Mezzosangue, Principe Mezzocasangue per me è 10, perché se l'scrittura è quello perfetto per l'evoluzione che ha fatto Harry Potter nel corso dei libri. Ormai ha 16 anni, sta diventando maggiorenne ed è più consapevole di quello che fa, perché è sempre più convinto di sconfiggere Voldemort e di poterlo fare. E il passato di Piton è tutto lì, no? Nel Principe Mezzosangue, già racchiuso nel titolo, quindi adoro. Anche se Piton è uno dei personaggi che io non sopporto, nonostante i motivi per cui l'hanno spinto a comportarsi così. I Doni della Morte. I Doni della Morte per me è 9. Più per una cosa soggettiva, perché vabbè, ormai abbiamo capito che la scrittura è quella che è, si è consolidata, perfetta, benissimo. Però, insomma, soggettivamente succedono delle cose alla fine che tipo, what the fuck? Sì, va bene Harry che si fa il culo insieme a Ron ed Hermione per sconfiggere Voldemort, e va bene, capisco tutto. Anche il culo che si fanno gli amici di Harry al di fuori di Ron ed Hermione per sconfiggere Voldemort. Quindi bello, tutto bello, unione, forza, vittoria perché hanno sconfitto Voldemort. E anche un sacco di mistero, perché effettivamente cosa sono i doni della morte, no? E chi non ha mai letto si fa questa domanda. E tutta la storia dei tre fratelli, cioè adoro. Tutta la storia degli Horcrux, adoro, vabbè. Però ecco, per la fine io sono rimasta traumatizzata. Più dell'Ordine della Fenice, perché è morto Sirius nell'Ordine della Fenice, ma nei Doni della Morte ancora di più. Settima domanda: la migliore trasposizione cinematografica è la peggiore? Secondo me la migliore o le migliori sono i primi tre. Tra i tre però scelgo sicuramente il primo, La Pietra Filosofale. Secondo me è la miglior trasposizione cinematografica. La peggiore, bella domanda. Dal quarto in poi, anzi forse il quarto un po' si salva dalla peggiore, diciamo gli ultimi quattro film fa tutto abbastanza schifo. E tra gli ultimi quattro, forse l'Ordine della Fenice o il Principe Mezzosangue, quei due, non mi sono piaciuti per niente. C'è cioè, già il libro, vabbè, che ripeto, non è che mi hanno fatto schifo, però insomma, i libri di mezzo per me sono sempre un grande scoglio. Poi numero 8, qual è secondo te l'ambientazione migliore e la peggiore? L'ambientazione migliore è sicuramente la Tana, credo si riferisca a questo, e la Tana ed Hogwarts, perché per Harry sono sempre casa. Beh, la peggiore è sicuramente la Privet Drive numero 4, la casa degli zii di Harry, perché è lì che Harry vuole sempre scappare e non vuole stare lì, vuole sempre stare altrove. Quindi credo quella. E poi non lo so, sinceramente, non so se si riferisce a questo oppure no, questa domanda. Non l'ho ben capito. Credo questo. Poi numero 9. Qual è il tuo Weasley preferito? Quello che non puoi neanche sentir nominare. Allora, il mio Weasley preferito in realtà sono due, sono i gemelli Fred e George, perché sanno sempre ridere, non si fanno prendere dall'ansia. Vogliono aprire un negozio di scherzi e ce l'hanno fatta proprio perché si sono impegnati in quello che volevano fare veramente,
Dall'altro lato però hanno lasciato perdere la scuola, hanno realizzato il loro sogno. Comunque loro ce l'hanno messa tutta per creare i loro scherzi ed aprire il loro negozio. Quello che non posso neanche sentire nominare è Percy, perché se ne strafotte, cioè lui è veramente quello strafottente che non pensa altro che alla carriera. E i genitori, in particolar modo Molly, sono disperati da questo comportamento di Percy. 10. Qual è la tua creatura fantastica preferita? Sicuramente lo Snaso e il Nizzle. Si pronuncia così, non lo so. Comunque, loro due, io li adoro. Qual è il tuo mangiamorte preferito? Lucius Malfoy. Se fosse ad Hogwarts, numero 12, quale sarebbe il tuo passatempo magico preferito? Farei come i Weasley e cercherei passaggi segreti per scoprire cose che nessuno sa, che forse solo Silente conosce, e me ne andrei sgattolirando per Hogwarts. Numero 13, quale tra i Big Seven è il tuo preferito? Sicuramente Luna e Draco, perché sono i miei due personaggi preferiti di Harry Potter. Però mi piace un sacco anche Neville, tra i Big Seven. 14. Qual è il tuo professore di Hogwarts preferito? Alla prima posizione c'è Lupin, sicuramente. Poi anche la McGranitt. Numero 15. Qual è il tuo incantesimo magico preferito? L'Expecto Patronum, regà. Perché ti salva la vita di qualsiasi altro incantesimo esistente. Poi che Harry usa l'Expelliarmus per sconfiggere Voldemort, questo è un altro discorso. 16. Hai qualche libro su Harry Potter non scritto dalla Rowling? Se sì, quale? In realtà no, non mi interessa avere altri libri di Harry Potter non scritti dalla Rowling. 17. Hai mai partecipato al raduno potteriano? Dove? No, magari. Magari a partecipare. Fino adesso no, però mi piacerebbe. 18. Hai qualche gadget potteriano? Cosa? Sì, ne ho 3, però non posso farveli vedere perché non li ho a portata di mano. Ho 2 collanine, una con i dolori della morte e una con il giratempo e un bracciale con il boccino d'oro. Poi, 19. Qual è la tua citazione preferita? È sicuramente quella di Silente nel prigioniero di Azkaban, che dice: la felicità la si può trovare anche negli attimi più bui se solo ci ricordi di accendere la luce. Adoro. Numero 20. Chi avresti voluto che non morisse? Chi avresti lasciato che morisse? Lupin. Non vorrei che non morisse. Così come Sirius e Fred, questi tre personaggi. Chi avrei lasciato che morisse? Tutti i mangiamorti al di fuori della famiglia Malfoy. Però tra tutti i mangiamorti, probabilmente se dovessi sceglierne uno, Bellatrix. Bellatrix l'avrei uccisa tipo subito. E probabilmente anche la Umbridge la lascerei morire. 21. Ti aspettavi un finale diverso? Se sì, come lo avevi immaginato? Sinceramente no, non mi aspettavo un finale diverso, perché sapevo che Harry avrebbe sconfitto Voldemort, ne ero certa, perché il protagonista vince sempre. Però se dovessi scegliere proprio un altro finale, probabilmente avrei fatto vincere Voldemort. Poi, domanda numero 22. Qual è la tua materia preferita e quella che non studieresti volentieri? Allora, quella che studierei volentieri è incantesimi. Credo che con gli incantesimi si possa fare tutto. Credo che parta tutto da quello. E anche volo, perché essendo una sportiva mi piacerebbe poi sfruttare le mie capacità in volo per giocare a Quidditch. E poi quella che invece non vorrei studiare volentieri, probabilmente trasfigurazione e pozioni anche, perché non so, forse mi faccio trasportare dai passati di Harry con Piton. Anche no, sinceramente, ho avuto dei professori come Piton e non voglio ripetere l'esperienza. Probabilmente se ci fosse un altro insegnante studierei volentieri anche pozioni. Invece trasfigurazione, nonostante la professoressa che io amo profondamente, non so se riuscirei bene in questa materia. Però la cosa che so è che mi impegnerei comunque. Numero 23. Cosa sceglieresti tra gufo, gatto o rospo? Sicuramente un gatto. Un gatto, io i gatti li amo nonostante io sia allergica, non mi interessa. Sti gran cazzi, scelgo il gatto. Numero 24.
in che casa vorresti essere smistato, in quale ti rifiuteresti di andare. Io vorrei andare in Corvo Nero, anche se so già che io sono Corvo Nero Tesso Urbante Tasso Rosso, quindi queste due case. Non andrei mai in Grifondoro, mai, anche perché c'è Harry Grifondoro, Ron ed Hermione sono Grifondoro, tutti Grifondoro, cioè basta. Però oltre a questo non credo di rispettare le caratteristiche di Grifondoro, tantomeno quelle di Serpeverde. Però Serpeverde, se nel caso dovessi essere smistata in Serpeverde, ci andrei, ma in Grifondoro proprio no. Poi domanda numero 25: sei iscritto a Pottermore? Ti piace il sito? Sì, sono iscritta, però non lo uso da tipo anni. L'avevo fatto una volta, avevo finito non so che cosa, tipo le storie, quelle secondarie, non lo so, poi mi sono rotta le balle, non l'ho usato più, anche se ogni tanto ci penso a rientrare su Pottermore. E sì, comunque, teoricamente sono iscritta, ma non lo uso mai. Sì, mi piaceva tanto comunque come sito. 26. Quante volte hai riletto i vari libri? Allora, una volta tutti e sette li ho letti. Per la prima volta li ho letti 5 anni fa. Era l'estate tra il terzo e il quarto superiore, forse. O l'estate tra il secondo e il terzo. Non mi ricordo, però 5-6 anni fa. E adesso, questo periodo, grazie a Ubisoft GDL, li sto rileggendo per la seconda volta. Numero 27. Hai letto anche gli altri libri di Harry? Animali fantastici, Il quidditch attraverso i secoli, Fiabe di Beelzebub. Sì, solo questi tre in pratica. E avevo iniziato anche a leggere l'ottavo libro, che poi non è ottavo di niente, ma Maledizione dell'erede. Avevo iniziato a leggere, mi ha fatto schifo, l'ho abbandonato alle prime pagine, quindi non so se si possa definire veramente una lettura. 28. Qual è il tuo dono della morte preferito? Allora, io adoro la pietra della risurrezione, però non so fino a che punto possa essere vantaggioso, data la storia del secondo fratello con la pietra della risurrezione. 29. Qual è la tua coppia preferita della saga e quella che non approvi? Allora, la mia coppia preferita sono Ron ed Hermione. Quella che non approvo, è difficile dirlo, forse Harry e Cho, anche se poi non si è concretizzata. Poi numero 30, l'ultima domanda: se potessi parlare con Sergio, cosa le diresti? Beh, sicuramente le direi grazie per aver scritto Harry Potter, per farmi sentire sempre a casa quando rileggo i tuoi libri, grazie, e non potevi fare cosa migliore, però rimani su quella via, perché per il resto mi sei calata, cara Sergio. Io rispetto le tue idee, le tue opinioni, seppur sbagliate, però anche meno, ok? Nel divulgare questi messaggi. Da quello che hai fatto capire, non credo che tu abbia delle idee giuste. Però sono le tue opinioni, io le rispetto, però ecco, ripeto, anche meno sui social, detto che sei molto seguita. Però questo è un altro discorso e si dissocia completamente da Harry Potter e non mi va di entrare nel dettaglio in questo video, e non so se poi ne farò altri a proposito, sinceramente non lo so, sono argomenti molto delicati quelli che ha trattato la zia Jo su Twitter, mi sembra. E niente, questo video è finito, spero vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un like, fatemi sapere nei commenti le vostre risposte, se volete vi lascio le domande nell'info box, e iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdere nessun altro video. Buon primo settembre e buon rientro ad Hogwarts, noi ci vediamo al prossimo video.